diventare un professionista ha sicuramente aumentato le mie possibilità di guadagno. Da agente sicuramente si ha molta più responsabilità, più conoscenza appunto del lavoro. È stato un effettivo inizio della carriera, quindi passi ad avere incarichi, gestire immobili fino poi arrivare alla vendita e sentirsi ringraziare dai clienti. Il passaggio da stagista ad agente è stata una mia consapevolezza in più sul essere deciso di fare questo lavoro, di farlo mio e di provarci sicuramente in maniera un po' più importante. E oltre all'ottenimento di risultati e soddisfazioni professionali, ho acquisito la giusta professionalità per raggiungere sia gli obiettivi aziendali che quelli personali. Quando ho fatto il passaggio da stagista a agente, in me è cambiata la responsabilità. Ho capito che stava tutto a me. I vantaggi che un agente ha nel lavorare in Toscano sono essere sempre seguiti grazie al progetto della Golden Domus Academy, preparazione continua grazie alla Scuola di Formazione Toscano, con costanti aggiornamenti, con organizzazione, la solidità dell'azienda, ormai riconosciuta da tutti come leader nel settore immobiliare, di un'azienda che è nel settore da 40 anni. Un'azienda solida che dà il massimo supporto tecnico e commerciale a noi agenti. I margini di miglioramento. Costante possibilità di crescita professionale. E crescita in tempi brevi. Le piattaforme su cui lavorare per affinare le nostre tecniche, sia per acquisire che gestire gli immobili. Un'alta organizzazione aziendale che fornisce sempre delle risposte a qualsiasi esigenza si possa verificare. E essere un po' più agevolato nel svolgere, insomma, l'attività. Quindi non potrei elencare tre vantaggi di essere in Toscano, potrei dire che essere in Toscano è il vantaggio. A cadenza regolare partecipiamo ai meeting su argomenti tecnici e commerciali che ci permettono di acquisire le giuste conoscenze, anche grazie al confronto con tutti i colleghi su ambito nazionale. Con cadenza settimanale su varie tematiche, con momenti di confronto sia con la dirigenza che con altri colleghi. Ci permettono di analizzare, di aggiornarci sui risultati della settimana precedente. Dove si cerca di alzare sempre più l'asticella e si cerca di capire quali punti si possono migliorare. Impari anche tu, in primis, a confrontarti nella maniera corretta e a prendere sempre più spunti da questi confronti, da questi video call, da questi meeting. Per vedere, no, come è possibile migliorare, quindi sono sempre degli ottimi spunti di miglioramento per tutti quanti.